Autotrasporti Sandro Carrai a Portoferraio opera nel settore dei trasporti e distribuzione custodia merce con successiva consegna. In pratica voi avete diritto ad un'uscita gratuita sul pullman, le sfruttate, vero maestre? I pensieri natalizi dei bambini viaggiano in autobus. Oltre 15.000 bambini delle classi seconde e terze della scuola primaria hanno partecipato al concorso Pensiero di Natale, promosso dalla CTT Nord in collaborazione con il Tirreno e con gli uffici scolastici provinciali di Livorno, Pisa, Lucca, Massa Carrara, i CRED di Livorno e Valdarno, la Conferenza dei Sindaci per l'Educativo della zona pisana, l'Unione Valdera Servizi Educativi e il Comune di Fucecchio. L'iniziativa, all'ottavo anno di vita nella provincia di Livorno, ha registrato come al solito un'ottima partecipazione delle scuole e dei territori. A casa del Duca di Portoferraio si è svolta la prima premiazione che ha coinvolto quattro classi, la seconda A, la seconda B, la terza A e la terza B, con oltre 80 alunni entusiasti di ricevere la visita del responsabile dell'ufficio comunicazione, Riccardo Nanni Pieri, che ha consegnato le buste contenenti i premi per ciascuna classe. I simpatici pensieri dei bambini tra pochi giorni correranno sui bus, affissi all'interno di vetrofanie a forma di ghirlanda natalizia. Filastrocche e poesie come spunto di inaspettata riflessione da parte dei più piccoli, lasciando spazio a sentimenti. Il 25 dicembre si avvicina, così oltre alla lettera a Babbo Natale con la lista dei regali da trovare sotto l'albero, i bambini si sono impegnati a descrivere che cos'è per loro il Natale. A tutti i ragazzi coinvolti sono stati distribuiti attestati di partecipazione e matite colorate. Ma il premio principale per le centinaia di classi partecipanti è la possibilità di utilizzare gratuitamente il mezzo pubblico per un'uscita didattica.